Bene, buongiorno a tutti. Allora, siamo qui per un tre quarti, poco un'ora. Se volete rimanere, Converrete di pene, so. se non avete altri impegni, per parlare di un libro che si intitola, beh, questo è un titolo molto attuale, Progetto Marte. Si sta parlando molto oggi di Marte e ne parleremo tra poco con il professor Giovanni Bignami, che certamente conoscerete se avete seguito Superquark anche per le sue performance televisive, ma non Con solo in questa Rai. cravatta, con questa cravatta. Questa sì, è una cravatta bellissima che Genio. rappresenta il cielo. Lui ha fatto anche altre televisioni per il National Geographic, per altre compagnie, perché è un bravo divulgatore, ci fa concorrenza e allora abbiamo pensato di aggregarlo. Scherzi a parte, lui è in realtà un astronomo fisico di formazione che sin dall'inizio si è dedicato allo spazio. Già nel 68, appena laureato, ha cominciato a occuparsi al CNR di tanti problemi. È stato anche un astrofisico importante perché ha identificato quella che si chiama la Gemenga, con un gioco di parole milanese, lui Meneghino, Desio, perché era una pulsar, sapete queste strane stelle di neutroni che emettono radiazioni, questa curiosamente non le emetteva. Ma poi è diventato prima direttore e poi anche presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, cioè quella che manda in orbita anche quei satelliti, quelle sonde. L'ultima non l'ha mandata lui, quella su Marte, ma insomma ha preparato tanti satelliti e poi è diventato anche presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Quindi insomma è pieno di medaglie, c'è anche una Legion d'Onore che oggi porta. Il tuo onore. A noi tutto questo non interessa, perché a noi interessa il Bignami divulgatore, che è quello di cui oggi parliamo. Questo libro, adesso lui ce lo spiegherà meglio, è molto curioso perché voi sapete che sulla Luna gli americani hanno potuto andare grazie a un enorme razzo, razzo Saturno, Saturno 5 come veniva chiamato. Pensate, un razzo alto 110 metri, cioè come un palazzo di 35 piani, praticamente un grattacielo. Io ho seguito tutti i voli negli Stati Uniti di questo Saturno e dire, ogni volta la partenza era una fortissima emozione perché c'è tutta la preparazione, ci sono questi tre uomini messi in punta come degli omini su questa specie di candela che a un certo momento lentamente si alza su un fuoco, fiamme, fumo, con un rumore assordante, quello io ho paragonato un lenzuolo che si strappa. E quindi questo signore ha inventato questo razzo, non solo, ma tutta l'organizzazione che c'era dietro per mandare tre uomini sulla Luna. E questo signore si chiamava Werner von Braun. Era molto conosciuto anche perché durante la guerra è stato quello che ha inventato le V2, cioè quei missili che sono stati tirati su Londra, che hanno fatto gravi danni. Finita la guerra, lui ha avuto dei problemi perché, data la sua situazione capo di questo gruppo militare,